Allora, benvenuti in questo nuovo video. La volta scorsa vi avevo portato Assassin's Creed sempre. Questa volta volevo fare una cosa un po' diversa, ovvero affrontare le ombre dei faraoni e vedere un po' quanto duro, insomma, quanto riesco a fare in mezz'ora di gioco, un'ora di gioco. Vediamo un po' quanti ne riesco a ammazzare anche, diciamo. E niente, se vi piace il video mettete mi piace, condividete il canale. Commentate ovviamente, ditemi se volete altre cose sul canale. Probabilmente andrò a portare qualcosa su Days Gone. Magari farò la storia di nuovo in nuova partita plus. Vedremo un po'. E niente, ci vediamo al gameplay, ragazzi. Ciao. Ok, eccoci qua sulla console. Vi avevo promesso che avessi portato per l'appunto la caccia alle ombre dei faraoni. E sarà così. Ho già selezionato una missione secondaria perché non compaiono sempre i faraoni, ovvero ci vuole del tempo. Quindi per perdere tempo farò delle missioni secondarie off-screen. Quindi molto probabilmente mi vedrete o facendo la missione oppure andando a farla, per esempio. Io ho selezionato questa che è Triade Tebana. Basta. Ok. Eccolo lì. È bello. Ecco, vieni qua, bello, sono io il tuo avversario. Maledetto, come ha fatto? Come ha fatto, raga? È molto forte per essere comunque sia al 48. Dovrebbe avere una forzatura. Ecco, sono morto. Fino a file. Logicamente i faraoni non si palesano sempre, quindi deve trascorrere diciamo, un tot di tempo prima di vederli. Perdendo tempo con qualche missione secondaria mi sembra abbastanza ragionevole. Ok, eccoci arrivati, dovrò parlare con Vi troverò, questa. visci di serpenti! Troverò le offerte che rubate ad Amon, signore di Tebe! Qualcuno ha osato rubare ad Amon. Non so come, ma dal tempio sono sparite le statue della triade tebana, offerte dalla gente contro la maledizione. Le profanazioni abbondano in questa città. Posso offrire ad Amon la mia lama, sacerdotessa? E chi saresti tu per fare la sua volontà? Sono un Saiyan venuto dalla Terra appositamente per eliminare te. Bayek di Siwa. Un salvatore dall'oasi. Che dunque Amon affili la tua spada, Bayek di Siwa. Ok, perfetto, Tornerò seguiamo la insieme alle missione. tazze degli idoli rubati. I commercianti del mercato nero saranno la mia prossima tappa. Ok, raggiungere l'altare profanato dalla triade tebana. Quindi andiamo a raggiungere questo altare. Ok, è comparso anche un faraone, che è quello che volevamo dal principio. Vediamo che faraone ci capita. Perché lo colpisco con le frecce inizialmente? Perché se non notate, la mossa finale inizia a caricarsi. Perché comunque sia, infliggiamo danno al faraone. Come vedete, molte volte tipo le frecce dell'arco del cacciatore, che si possono guidare, non funzionano molto. Direi più per un mordi e fuggi qua. Quindi eccola qua. Approfittiamone. Però se ci allontaniamo troppo dal faraone, rischiamo che scompaia. Forse ci siamo. Abbiamo bandito, abbiamo preso 3 frammenti di stelle e 250 dracme. Il primo è andato, quindi continuiamo con la nostra missione. Ah, per l'appunto i frammenti di stella servivano ad aumentare l'attrezzatura, infatti. Posso aumentarmi il guanto stabilizzatore, che aumenta i danni a distanza, la faretra che aumenta la capacità, diciamo, di frecce, il parabraccio, danni corpo a corpo, la salute del pettorale.
la borsa degli attrezzi, la capacità massima dell'inventario praticamente. Io ero interessato a questo, ovvero il pettorale. Best. Ingresso nella zona dell'indagine, quindi dobbiamo indagare. Perfetto. Un vaso rotto. È caduto dall'alto. È caduto dall'alto, quindi credo che sia su di versione indago. Io sono L. Una scala rotta. Che ladro impacciato. Una corda. Il ladro è sceso da qui di notte, mentre il tempio era vuoto. Ok, eccolo qua l'altro. Le offerte, statue semplici, non valgono molto. Allora perché rubarle rischiando l'ira dell'occulto? Altro sangue. Nessuno può sfuggire alla furia dell'occulto. Non può Ok. essere lontano. Ma ne manca uno. Eccolo lì. Aiuto! Per pietà! Qualcuno mi aiuti! Pover'uomo. La gamba! Non sento la gamba! Romperò anche l'altra se non mi dici il motivo del furto. Io sanguino a morte e tu mi minacci! Ma che razza di mostro sei? Ciao, io sono Ryuk, lo Shinigami che ha perso quel quaderno. Parla! E forse chiamerò un sacerdote. Forse! Forse! Ah, l'oscurità mi reclama! Anubi mi afferra la gola! Parla! Va bene, va bene! Un uomo vestito di nero. Lo incontro nel quartiere ricco per farmi pagare gli idoli. E perché sei tornato nel tempio? Per altri idoli! Ma non ce n'erano! E poi Questo è caduto un da lì. oca in volo mi ha urtato e sono caduto dalla scala! Dalla La scala punizione qua. piumata di Amon? No! Tu vuoi solo spaventarmi, ma io ti ho detto tutto! Ora va a chiamare aiuto! Non ci penso nemmeno. Trova l'uomo dalla tunica nera e recupera le statuette. L'ombra di un faraone. Andiamo subito dal faraone, altro che. Questa è pure c'è la mi ammazza come una mosca. Alla caccia dell'uomo nero. Dovrebbe essere vicino. Dov'è quell'idiota Trovatore. perditempo? Probabilmente in cella a guaire come un cane. Volevo qualcuno che tenesse più ai soldi che agli dèi, ma lui non vale niente. Io onoro Adon, colui che cammina. Deve morire nel nome dell'unico Dio. Cosa vuoi che non Ok, confermiamo l'uccisione. Trovare le Non si tratta di statuette. profitti, ma di eresia. Ma più vicino è qua, 100 metri più o meno. Cioè io sto andando a collezionare statuette praticamente, questa è la missione. Non capito, mi stanno drogando, cosa. Ok, trovo la statuetta. Mi sto drogando a puzza di bue. insopportabile. La nuova droga, anzi la vecchia droga. La vecchia droga dell'Egitto era sniffare Ehi, resta pure dove sei. in putrefazione. Giustamente per il faraone. Vado prima alla statuetta, poi al faraone. Sempre lui con la becca adesso attacca tantissimo, cioè da due colpi morto. Ma perché a lui? No. Vedete, se ci mettete troppo a sconfiggerlo succede questo. No, proprio in mezzo all'acqua con la statuetta. Bello. Bello, uno ti ruba la statuetta e ce la butta in mare, giustamente. Perché no? Quando non hai niente da fare. Ok, presa anche l'ultima. La sacerdotessa vorrà riavere le offerte, in qualsiasi stato siano.
Eccola di nuovo l'ombra del faraone. La sacerdotessa vorrà riavere le offerte. E lui già qualsiasi stato siano. Se il faraone è più pollo di tutti. State zitti. Oltretutto, vabbè, a parte i soldati che ti prendono di mira nel frattempo che tu combatti con un faraone. Però vabbè. No. Guarda quello là, guardalo.